Allora, entro come entri te nei video. Che dire, bentornati sul canale, bentornati a un nuovo video, super piacere, ospite. È un piacere per me. Posso dirlo, uno dei miei youtuber preferiti. Dagli albori, cioè. Dagli albori. Cioè, quando c'avevi il podcast. È vero. Forse non ve l'ho mai parlato, avevo un podcast. Bellissimo. Ci siamo conosciuti un bel po' di anni fa ormai. C'è un video sul canale di Frank dove lo porto in giro per Genova. Adesso ti sei impelagato in questo... Ormai ci sono dentro. Nel tuo video mi nascondevo, cercavo di non farmi vedere. Poi un altro video dove tu mi hai portato in una pasticceria che... Tempi dei vlog. Siamo a Roma. Stiamo girando un po' di cose, dobbiamo dirlo. Poi dei video sul canale di Frank. Stiamo facendo un casino nello stomaco. Sì, esatto, stiamo mischiando tutto. Cosa andiamo a vedere in questo video? I tiramisù. Belli, dolce. Tipico italiano. Non esiste trattoria, ristorante che non ha un tiramisù in Italia. Possibile. Se è una trattoria come si rispetti, ce l'ha. Esatto. A Roma, pieno di tiramisù da mangiare, non andremo in quelli più famosi, ma andremo in quelli un po' più nascosti, quelli che non si vedono. Posti segreti. Vediamo un po' cosa riusciremo a trovare. Io sono un grande fan del tiramisù, uno dei miei dolci preferiti. Anch'io, quindi... Quello che fa mia mamma è il meglio, secondo me. Non possiamo dire niente, perché quando c'è... La parte di cuore, non possiamo dire niente. Dirò blasfemità, io sono team Pavesini. Team Pavesini, io sono team Savoiardo, io sono team Oro Saiba. Vi do questa piccola chicca. Mettete gli Oro Saiba, provatela una volta, secondo me. Spacca. Vabbè, andiamo a provare il tiramisù che qua. Sando a salivare. Dai, bonus. Andiamo. Primo posto, gelateria Mamò, zona Tiburtina, super comodo, più punti vendita in giro per la città, quindi ovunque vi troviate potete andarci, però una cosa importante, c'è un punto vendita in centro vicino al Pantheon che ha i prezzi triplicati. Davvero? Questo lo so, quindi meglio evitarlo. Okay. Andiamo a vedere, sembra interessante. Non vogliono che si mangi. Allora, piccolo tips, qua non ce l'hanno dato, ci hanno mandato una pasticceria poco più avanti, quindi sono quattro passi. Che questi qui sono da sport, sì, che sono congelati, da mangiare. Dopo, quindi vabbè, facciamo quattro passi, entriamo da Monaco, che intanto è la gelateria dietro di me, la pasticceria lì davanti, quindi possiamo andare. Come si può vedere qua ci sono tantissimi tiramisù di gusti diversi, ma noi vogliamo quello lì, il tiramisù classico, gli altri non ci interessano, anche se quel tiramisù Monaco chiederemo che cos'è. Sei schiaffata volentieri. Ci sono quelle frittatine lì assolutamente da prendere. Noi sei schiaffato volentieri in bocca. Torneremo. Allora, tiramisù, innanzitutto iniziamo con il prezzo, 4 euro, che per una monoporzione di tiramisù assolutamente ragionevole come prezzo. Tra l'altro, piccolo tip, questa pasticceria qua è completamente nuova da poco tempo, hanno ristrutturato tutto, quindi un motivo in più. Non mi spiego ancora perché siamo andati in gelateria e ci hanno mandato in pasticceria, visto che hanno due nomi diversi, ma saranno le stesse persone. Allora, una bella stratificazione, si vede il savoiardo. Si vede il mascarpone, il savoiardo bello bagnato dal caffè sotto, quindi sembra molto interessante. Andiamo all'assaggio. Wow. Allora, tanto c'è il solito problema della morte col cacao sopra. Comunque è una vera nuvola, sparisce in bocca. Il savoiardo quasi non si sente, per il mio gusto è un po' troppo bagnato, però è buonissimo. E il mascarpone è perfetto. Solitamente qua si tende ad utilizzare la panna per, diciamo, spendere meno, però invece qua la panna secondo me non c'è. Infatti abbiamo gli ingredienti scritti, che sono quelli del tiramisù classico, come quello che vi fa la nonna. Anzi, anche se non so come vostra nonna faccia il tiramisù. Quindi il savoiardo forse un po' troppo morbido, però a livello di gusto ti riempie la bocca, è buonissimo. Poi è bello soffice. Posso dire, tanto, solitamente le monoporzioni di tiramisù sono più piccole. Wow, super promosso, adesso mi direte cosa ne pensi. Io do l'ultima cucchiaiata. Provalo perché ne vale la pena. Io sto fremendo, cioè ti giuro, mi è venuta una colina devastante. Sono un amante tiramisù. Tendetelo solamente scucchiaiare, e bello solido, soffice, spumoso quasi. Oh, mousse, spettacolo. Vediamo un po'. Si scava. C'è un sacco d'aria dentro, Bello. Buon appetito a tutti, ragazzi.
Ci ho sentito molto il sapore di mascarpone, grasso del mascarpone, che non mi fa troppo impazzire, ti appesantisce un po', però la consistenza è pazzesca. Cioè, quando io provo a fare il tiramisù, sogno che mi venga una cosa del genere. Cioè, quello che si ricerca quando si fa il tiramisù, è vero. Esatto, cioè, questa consistenza è stupenda. È un mix fra equilibrio, fra l'albume montato a neve, la temperatura e il tempo d'attesa probabilmente con il quale lo mangi. È perfetto, cioè la crema in sé, la consistenza è perfetta. Un po' da capire questo sapore di mascarpone bello intenso, che però comunque quando lo mischi con il savoiardo, che è bello intriso di caffè, ti equilibra. E ti voglio dire, il savoiardo bello annegato nel caffè non mi dispiace a me. Quello va tanto a gusto, quindi... Sì, ma amalgamare con tutto il complesso. Mi piace un botto. Buono buono. Allora, secondo tiramisù della giornata, ce l'abbiamo qua davanti, gelateria yogurteria Bartocci. Siamo in zona Porta Pia, quindi una zona abbastanza comoda. L'ho visto passando questo, quindi non me l'ha consigliato nessuno, non l'ho trovato da nessuna parte. Sono passato, l'ho visto, è una strada che faccio spesso, mi ispira, vedo un bel tiramisù bello casalingo, quindi... Proviamolo. Andate, è arrivato il momento di provare il secondo, tanto è lì. Quindi andiamo a vedere. Allora, secondo tiramisù della giornata, devo far vedere subito la stratificazione, la troviamo di qua. Sembra molto molto pannoso, diciamo, tanto mascarpone, adesso cerchiamo di capirlo al gusto, però bello, c'è da dire che è molto bello, molto grosso, 4,50 euro, quindi i prezzi più o meno siamo lì, morbidissimo, è inutile aggiungere qualcosa, il tiramisù sapete già com'è, l'abbiamo già parlato prima, quindi andiamo semplicemente... Wow, non c'è savoiardo qua, abbiamo solo di mascarpone? No dai, cerchiamo anche un po' un savoiardo qua. Che savoiardo è bello bagnato, forse un po' più buono il gusto di caffè rispetto a quello di prima. La crema al mascarpone è super soffice, buonissima, sparisce da in bocca appena si mangia, quindi è una notte super positiva e infatti cade. Vuol dire che comunque è bella fresca, sennò avrebbe iniziato un po' a rapprendersi, e ha un gusto super zuccherato, buonissimo. È ben equilibrato il gusto. Il savoiardo dentro in certi punti rimane ancora un po' asciuttino e quindi anche a livello di morso si sente di più. Andiamo a prendere proprio questo bel savoiardo qua, andiamo a fare un bel assaggio e posso dirlo, buon appetito a tutti. Wow, devi assaggiarlo e mi devi dire cosa ne pensi. Visto lungo, ci ha visto lungo, bello grosso, spumoso e allora la consistenza mi triggera un po', perché io sono per, come ho detto all'inizio, quei tiramisù belli corposi, spumosi, quasi una mousse. Questo è già troppo liquido per i miei standard. Andiamo a provarlo. Madonna. Vai, vai. Non si capisce niente, dove finisce, dove inizia. Allora, qui già sente meno il sapore di mascarpone rispetto all'altro. È molto fresco, proprio a livello di temperatura è più freddo rispetto al precedente, che lo fa tendere un po', non è il gelato, però dà quel senso di temperatura. Sì, un po' un semifreddo potrebbe è sembrare. Buono, non ho niente a dire tranne che la consistenza della crema al mascarpone, al tiramisù. Troppo liquida per me. Se fosse stata bella spumosa come la precedente, con questo sapore... Incredibile, è incredibile, da sogno. Sapore che è buono buono. Ho fatto il tiramisù di recente e di recente l'ho fatto per la prima volta con l'albume, uova e panna montata. E questo me lo ricorda, sia per la consistenza che per il sapore. Se si assaggia solamente la crema, si sente che c'è quel sapore di latte insieme allo zucchero e l'uovo. Sono anch'io per la ricetta più tradizionale. Allora. Iniziamo. Ah, ma è iniziato bene. Esatto, bisogna un po' capire. Si è smontato. Bisogna un po' capire. Alla fine si è smontato. Cioè, in tutti i sensi. È stato lì quanto? Un minuto? Sì, dai, il tempo di mangiare. È iniziato a smontarsi, però vabbè. Quindi adesso intanto pensiamo a una classifica finale, ci spostiamo verso il terzo e poi vediamo. Cosa succede. Andiamo. Allora, ultimo tiramisù della giornata, facilissimo. Lì, pieno.
c'è Largo di Torre Argentina, da quest'altra parte c'è Trastevere e qua dietro di noi c'è Corona, gelateria super storica, super artigianale, una delle poche gelaterie che rimane ancora, anche se intorno gli crescono qualsiasi tipo di negozio, di ristorante, di mini market, ma lei resiste, sembra una bella gelateria da fuori, quindi non vedo l'ora di... Una sede basta, qua da sempre direi, perché la storia è vecchissima, quindi dai, ho delle buone sensazioni. Spero di trovare un tiramisù proprio come si deve, fatto bene, speriamo, i tradizionali qua. Speriamo, ho delle belle vibes, andiamo. Questo è per bambini. No, no, noi vogliamo quello più grosso, vogliamo quello là, andiamo. Allora, terzo tiramisù, costo 6 euro, però siamo super in centro, quindi dobbiamo anche pagare il posto. Bello, bello cioccolatoso questo qua, bello anche, anche duro. Andiamo, andiamo a scavare, guardiamo com'è. È un po' duro, eh. Vedi com'è venuto su. Il savoiardo è una bella sezione. Bello pulito il mascarpone. Bisogna vedere. Quindi andiamo all'assaggio e proviamo questo tiramisù che sembra un po' diverso dagli altri. Qua c'è da parlare, secondo me. Il savoiardo è buono perché ha una masticazione diversa dalle altre, un po' più duro. Il mascarpone è bello gustoso, bello zuccherato e si sente tantissimo il cacao, però c'è una piccola nota di alcolico, tipo. È quell'alcolico che sembra un po' quei dolci delle feste, ecco. È un gusto particolare, non è che mi faccia impazzire, sinceramente. Mi piace la consistenza perché in bocca è bello pieno, ti riempie bene la bocca, però devo riassaggiarlo per capire meglio. Vedete, è molto duro anche a tirarlo su, però qua ci sono delle gocce di cioccolato, che diciamo che nella tradizione non ci sono, però mica male delle gocce di cioccolato. Non è male. Adesso quella sensazione di cui parlavo prima, sinceramente non c'è, è svanita, quindi non so se è stato qualcosa di strano, magari l'insieme di qualcosa che era qua dentro. Non so, devo pensarci, adesso lo assaggi te e mi fai sapere, mi dici cosa ne pensi, perché è molto diverso da quelli che abbiamo provato fino ad adesso. Allora, qua ci sono due mie paure, le mie paure più grandi del tiramisù. Tanto cacao sopra, eccessivo forse, che va a coprire un po' il sapore della crema al mascarpone e del caffè. E poi il fatto che è alcolico. Qui, questa qui è la bagna che hanno utilizzato per i savoiardi, c'è anche il marsala. E mi ricorda tantissimo questo odore qui, quei tiramisù che trovi confezionati ai supermercati. Mi dà quel senso lì e va bene, proviamolo. E anche sta cosa che è duro, boh? Secondo me quella è una questione del frigo. Se il frigo è un po' basso. Quasi sì, un po' un semifreddo quasi a consistenza, però ve l'ho detto, a me piace così. Oddio. Mi ricorda di brutto il supermercato. Cioè è troppo freddo secondo me. La consistenza ci può anche stare, però eccede su degli aspetti che a me non fanno impazzire, come appunto il cacao, questo sapore di marsala. La base è troppo bagnata, cioè questa consistenza umida. Dopo quella bagnaticcio non mi piace. Anche il costo, tra l'altro. 6 euro. Questa sì, penso sia la ricetta un po' più tradizionale, storica del tiramisù, sì, col marsala. Gocce di cioccolato ci sta, le preferivo magari delle scaglie di cioccolato fondente, se ce le metti così sono un po' più ammorbidite, non aggiungo niente a livello di masticazione. Sottolineo solamente il gusto del cacao, del cioccolato, che va a coprire, come detto prima, tutto il resto. Non mi piace. Quarto posto. Allora, non ci ha convinto lui. Ci ha convinto e quindi Frank ha spinto per voler farne un quarto. Perché non ci sono mai stato, dicono tutti che sia il super mega famoso. È il più famoso di tutti. Chiunque conosce Pompi, qua fuori è pieno di gente che fa video come noi, appena finito un ragazzo. Quindi proviamo, vediamo dove si posiziona, se è a livello, se è solo, magari poi è il più buono di tutti. Infatti sono stracurioso di questo. Diamo questa tip a chi guarderà il video, dai. Quindi siamo Fontana di Trevi, non potete sbagliarvi e siamo da Pompi, il più famoso di tutti. Andiamo a vedere. Allora, il tiramisù di Pompi.
posto super famoso, c'è la foto anche dentro della latteria antica. Allora, 5 euro il costo, quindi si posiziona più o meno a metà di quello che abbiamo visto. Sopra mettono delle pepite di cioccolato quando lo compri, quindi saranno belle croccanti. A livello di grandezza direi che ci siamo, per 5 euro per quello che abbiamo visto è super ragionevole, quindi andiamo a scucchiaiare, vediamo com'è dentro. Molto profondo, me lo immaginavo meno profondo. Wow. Beh, direi che prima che cade lo provo. Fermi tutti qua, perché io guardo Frank dietro la fotocamera, ma e se avessero ragione a venire tutti da Pompi? Allora, mascarpone buonissimo, come piace a me, bello dolce. Dentro, adesso bisogna capire se qua è separato o no, potrebbe essere anche un savoiardo lungo, coppato, nel senso, perché a livello di gusto a me sembra un savoiardo, quindi potrebbe essere che invece che i savoiardi a biscotto li coppano e li mettono qua dentro precisi. Poi non so come sono fatti, probabilmente vengono fatti a stock perché c'ha tantissimi negozi Pompi. A livello di gusto però potrebbe essere più buono. Adesso ci penso e poi sentiamo anche quello che dice Frank. Queste pepite sopra sono super croccanti, sono aggiungono un qualcosa che mancava negli altri, che magari non ci va per la tradizione, però sta proprio bene. Quindi qua è dura, è anche proprio bello da ben separato, è tutto perfetto. Forse perfetto è troppo, però è tutto molto buono, quindi vado all'assaggio e poi sentiamo Frank. Greve, alquanto greve questa cosa. Cioè, mi vuoi dire che tutti questi americani, cinesi, si mangiano un signor tiramisù come si deve? Sa di sì. Cucchiaiamo. Vediamo cosa ne pensi. Allora sì, questo qui non è un savoiardo, è più una lastra di pan di Spagna, cioè si vede che è tutto unito proprio. Più fino rispetto al precedente, vediamolo un po'. Rapporto caffè, pan di Spagna, perfetto secondo me, si sente il caffè, non è troppo invadente. La crema un po' troppo liquida. Cioè, non è spumosa, non è una mousse quasi, è più cremosa, spumosa. Quando la metti in bocca non fa quell'effetto che si scioglie, cioè sparisce subito. Poi ti devo dire, il cioccolato si dà masticazione, però non mi ci fa impazzire il tiramisù, troppo cioccolato. Per me è eccessivo, cioè nel retrogusto ti rimane questo sapore di cioccolato fondente che a me stanca, personalmente. È un po' soggettiva come cosa. Posso meno non il migliore di questo video. No. Adesso allora. Buono, un buon tiramisù. Recuperiamo le idee e vediamo un po' la classifica finale. Aspetta, volevo mangiare senza queste pepite perché mi disturbano. Ce l'ho il mio migliore, ce l'ho. Ci hanno messo qui a disposizione gli ingredienti del tiramisù. Nei biscotti ci mettono farina di grano tenero, zucchero, uova, zucchero caramellato, agenti lievitanti. Quindi non è un pan di Spagna, è più un biscotto, però non è il savoiardo comunque. Allora, la voglia di tiramisù ce la siamo levata per un po'. Tiramisù, basta. Allora, la nostra classifica ce l'abbiamo. Facciamo la nostra classifica. Oh, poi che in realtà non ce la siamo ancora detta. No, infatti è una cosa segreta. Allora, tutti buoni prodotti. Buoni prodotti, sicuramente sì. E da capire se ce ne sono altri in giro per Roma, sicuramente. Sicuramente, ce li sicuramente. Nei commenti, come è giusto che scriveteli sia. Qua sotto che li andiamo a provare. Siamo pronti, adesso no, fra un po'. Fra un po', quando... Dai, quarto classificato. Quarto classificato Corona, purtroppo. Idem. Quel gusto di alcol, gusto personale, sì. Poi gusto personale, però quel gusto di alcol era un po', dava un po' fastidio e non sembrava tanto fatto artigianalmente. Terzo posto chi ci metti? Io terzo posto ci metto la seconda gelateria che abbiamo fatto, la gelateria Bartocci, perché era un tiramisù buono che poteva avere un buon gusto e senso, però si è smontato lì davanti a noi, quindi
Da un lato è positivo perché vuol dire non ci sono conservanti, dall'altro però se neanche riesce, cioè realisticamente noi l'abbiamo comprato e l'abbiamo mangiato dopo un minuto. Io per quest'ultimo aspetto che hai menzionato metto al terzo posto pompi invece, okay. Che magari è un po' più fatto in larga scala, ci sono un po' ingredienti particolari. Ci sta. E al terzo posto, anzi no, è il primo quindi posto. Quindi l'abbiamo detto. Al primo posto chi ci si mette? Se i nostri secondi posti sono diversi, no, il primo posto giusto. Solo uno ci può essere. Il primo posto rimane... Allora, o la gelateria Mamò o la pasticceria Monaco, questo dovremmo capirlo perché la gelateria ci ha mandato da Monaco, sembravano gli stessi, i tiramisù sembravano gli stessi, quindi secondo me se dovete mangiarlo per passeggio andate alla pasticceria Monaco, se volete portarvelo a casa... Andate alla gelateria Mamò. Buono, buono, buono quello. Quindi super consigliato questo e non c'è nient'altro da dire. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Io ringrazio Frank di essere stato sul canale. Mi raccomando, consigliateci i tiramisù. Esatto, consigliateci importante. Tutti i tiramisù, ma intanto Frank poi lo rivedrete su questo canale, vedrete me sul suo, quindi... Bella robetta. Facciamo belle cose insieme, quindi dai, iscrivetevi al canale, commenti, tutte quelle cose che sapete che dovete fare e... È stato un piacere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli. Ciao.